Rieccomi. In molti pensavano che avessimo lato tutto, ma chi mi conosce da tanto tempo, sa che io, che noi, insomma, quando prendiamo la decisione è quella. Ed eccomi qui adesso. Vi faccio vedere che cosa mi sto inventando. Questa è la mia nuova abitazione. È una villa. Questo è il cagnolino che ho preso in eredità. Qui. Ed è una villa con molte stanze, molte, molte no, ma parecchie stanze. Questa è la reception, praticamente, e quindi avrete già capito, ne sto facendo praticamente un B&B. Entriamo. Lì dietro quella porta c'è il mio appartamento. E questa è la prima stanza di albergo. Saliamo le scale. Siamo al primo piano. Una tipologia di camera matrimoniale. L'altra camera matrimoniale con balcone, vista mare. E bagno interno, la family suite, 5 posti letto, il balcone, ai piedi abbiamo il golfo di Valona e il suo lungomare. La biblioteca, un punto di raccolta tra gli ospiti. Continuiamo a salire le scale. Raggiungo il secondo piano e qui abbiamo un'altra camera da letto matrimoniale. Sempre con balcone. Bagno. Ed ora andiamo in terrazza.
qui stiamo allestendo per fare il ristorante, cioè nel senso non proprio ristorante, ma per riunioni, meeting. Giochi, divertimenti che organizzeremo man mano. Ed eccoci qui. Non mi sono arresa, anzi, forse sono diventata un po' più forte di prima, perché quello che accade nella vita non è sempre un male, anzi, vabbè, io forse sono positiva troppo, nel senso cerco di trarre sempre il vantaggio in tutto ciò che è capitato. E penso che dalla vita abbiamo tanto da imparare ancora e che quello che ci offre non è poco. Certo, con i nostri sacrifici. Non possiamo pretendere che magari, ecco, ci cada dal cielo il tutto. Siamo italiani, siamo inventivi. E questo popolo albanese ci dà tante opportunità, tante, anche perché ci ama, ma ci ama davvero. Voi come sapete, io sono a Valona. E quindi sono felice di aver scelto proprio questa meta, perché mi dà quel senso di essere ancora a casa. Avete visto come ve lo faccio vedere di nuovo, eventualmente. Sembra di essere a casa nel Gargano. Guardate. Abbiamo montagne, abbiamo mare, abbiamo tutto. Tanti mi hanno chiesto anche come mai, perché? Perché sono rimasta così testarda a dire io voglio restare qui in Albania. Beh, perché si respira un'aria totalmente diversa da quella italiana. Qui è la vita che conta, è la vita, più di tutt'altre cose. Io sono già abbronzata, siamo a maggio, ma è già più di un mese che sono così abbronzata. Bene, che dire, viva la vita e godiamoci attimo per attimo. Ciao. Vi voglio bene. Siamo al primo piano.